Buonasera da Video Line, siamo a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la serata in onore di Antonio Casagrande. Con l'occasione Casa Massimo Troisi omaggerà il maestro di un premio alla carriera. Seguirà lo spettacolo al Circolo Massimo, Caffè Notturno, da una novella di Luigi Pirandello, liberamente adattato da Antonio e Maurizio Casagrande. A voi le immagini. Siamo qui al Circolo Massimo a San Giorgio a Cremano con Antonio Casagrande, ha appena ricevuto un premio alla carriera. Maestro, la sua carriera è iniziata come cantante lirico. Come si è evoluto il percorso artistico di Antonio Casagrande fino ad arrivare poi al teatro? Ma sai, io mi ricordo che la prima cosa era che c'erano un po' che miserie, per cui era difficile vivere a Milano, che ho cominciato a Milano nel 54-55, qualche annetto fa. A Milano c'era la difficoltà di reperire il cibo soprattutto, perché non è la retorica, la fama dell'artista, che devo avere, che insomma in sostanza che l'artista comincia sempre molti fame e poi dopo piano piano se fa carriera si salva, se no rimane molti fame. Però dico, da quel momento io ho capito che era difficilissima la lirica, perché io avevo un fisico molto, diciamo, esile, magrissimo, giovanissimo, e siccome mi affidavano le parti di un vecchio, e a un certo punto i direttori d'orchestra hanno trovato da ridire su questa mia, diciamo, collocazione fisica, il famoso fisico del ruolo, non ce l'avevo. E allora a un certo punto, se vedete che c'è di nuovo, ora non vengo proprio più, non lo faccio proprio più. Sono andato e cercavo Enriquez, un attore che sapesse cantare, mi sono presentato, mi ha preso e da allora in poi dopo ho fatto il concorso con Edoardo, sono venuto a Napoli ed ecco il risvolto della carriera. Quando ho smesso di cantare, hanno scritto peccato che chi sa venuto di cantare, si può sapere. Don Liborio Occhialoni. E cosa direbbe dell'attuale periodo che stiamo vivendo? Non è cambiato niente, perché se voi sentite i discorsi di Liborio negli anni 70 sono gli stessi che di oggi, quindi non è cambiato niente, purtroppo, dico purtroppo in questo senso, dal punto di vista politico soprattutto, anzi c'è molto più baraonda in questo momento. Don Liborio nasce proprio perché nasce da una reminiscenza proprio infantile, che era questo signore che veniva, mi ricordo, da Giuliano, si chiamava Eugenio, e inventava delle rime su ognuno che faceva, signori che lenti, invece una lira era 1,30 perché è fetente, un marito è tenente, tutti nente, tutti nante, e tutte rime baciate, ed era straordinario. Chissà, io sono cresciuto e dopo tanti anni mi è venuta in mente questa figura, e ho cercato di inventare questo Liborio con la partecipazione dei miei figli che erano piccoli piccoli. Paolo ci aveva 7-8 anni e Maurizio 10. Synapsi Labs è un laboratorio creativo che si occupa di grafica pubblicitaria, web design, marketing e SEO. Questa azienda nasce dal sogno di tre amici ed è sita in Portici, in via d'Albano 18. Il nostro slogan è Fai la differenza. Abbiamo fatto questo già per il nostro studio grafico, in quanto abbiamo cercato di dare un outfit diverso rispetto alle altre aziende. Abbiamo creato un arredamento completamente in Nepal. Abbiamo creato questo giardino pensile per mettere a loro agio i nostri clienti, in modo da studiare ogni strategia pubblicitaria in un ambiente rilassato e confortevole. Il rigore di Edoardo a teatro è quasi proverbiale, ma servirebbe oggi per risollevare un poco il teatro napoletano e non solo? Non lo so, io sto sempre attento nei giudizi, perché è difficile giudicare ed è difficile sapere se questo... Io penso che mo ci sono pure dei buoni attori, insomma, c'è una bella scuola, Salemme che va alla grande, non so, c'è Izzo, ci sono questi che vanno alla grande, sono approdati in televisione, che prima i napoletani in televisione ne pigliavano nessuno, tranne Edoardo. Perché a noi quando dovevamo fare la televisione dovevamo fare 50 provini, se qualcuno diceva parlare italiano, ma io dicevo sempre non siamo tedeschi, siamo napoletani, quindi c'era questa un po' questa prevenzione nei nostri confronti.
Non trova che oggi le famiglie d'arte sono un po' diminuite? Si tramandava di più forse prima? No, è che c'era il capocomicato, cioè c'era la famiglia che faceva teatro. Oggi non c'è più niente, il capocomicato non esiste più, tant'è vero che non c'è più una scuola teatrale come si deve. Noi con Edoardo abbiamo imparato tante cose, sai, con Taranto si imparavano tante cose, con Macario, questi grandi capocomici. Oggi non c'è più questa genia e purtroppo diventano tutti subito protagonisti, registi, scrittori, e viva Dio, insomma, che abbonda questa materia. L'ultima domanda, l'opera a lei più cara? Dunque, sono due. Uno è Il sindaco dell'onestarità, del quale ho debuttato con Edoardo, e l'altro è Ditegli sempre sì. Con Edoardo sempre sì. Ringraziamo Antonio Casagrande e godiamoci lo spettacolo. A tra poco. Aspetta, se no, e mi obbliga a cantare una canzone. Mi ricordo tante cose. Brindis alla salute della mirosa mia che si è sposata, e cumarella mia che ci soggiunto. Dicono che pareva una popata, e quindi poi noi ne facciamo un brindis alla per noi di fonda donna amata. Qui con Maurizio Casagrande. Buonasera. E anche lei, come suo padre, ha iniziato nel mondo della musica, anche se è un genere molto diverso. Sì. Poi il teatro, come c'è un aneddoto che lo lega al passaggio? No, diciamo che c'è la mancanza di soldi, il fatto che bisognava lavorare, era nata la batteria elettronica e io mi sono trovato ad avere poco lavoro, e quindi mio padre aveva una scuola di recitazione, ho cominciato a frequentarla e mi sono innamorato di un mestiere che poi mi ha scelto in qualche modo. E la collaborazione con Proietti, poi con Salemme, come sono come compagni di scena? Guarda, come sono come compagni di scena? I famosi compagni di scena sono degli amici con cui lavori, se sono validi professionisti, come il caso di questi due signori che hai citato, è facilissimo andarci d'accordo, perché con quelli bravi si va facilmente d'accordo, il problema è con quelli scarsi. Nel 2012 anche l'avventura della regia. Com'è stato dirigere suo padre? Guarda, mi è capitato più di una volta. In realtà mio padre l'ho diretto in una cosa molto carina a teatro qualche anno fa, ed è stato un vero divertimento, perché papà è un bravissimo attore da cui si può ottenere molto. È un po' indisciplinato come tutti gli attori, non è vero? E quindi è stato una bella emozione, perché il compimento di un percorso, un figlio che riesce a dirigere il padre, e non per pietà, perché casomai il padre dice boh, fammi fare quello che dice, ma perché si fida di me, perché crede che io abbia una visione valida di questo mestiere, è una soddisfazione importante. Grazie, buonasera. Buonasera. È sempre colpa tua, via! Sì, perché ci metti 3 ore quando ti chiudo in tuo bagno. Guarda che io ci sono stata solo 2 minuti. E noi per 2 minuti l'abbiamo perso. Ma perché ti metti sempre con me? Ha già capito, sono mia. Ma perché te la prendi sempre con me? Oh, ha già capito, non sono sorda. Io anche quando parlo non ti capisco. Ma che parlo tedesco? Peggio, fammi calabrese. E tu napoletana. Guarda qua, guarda, ma come già fanno tutti questi buchi? Se potessi avere un bel treno tutto per me. No, il treno non funziona. Come, il treno funziona, siete voi che l'avete perduto. Ah sì? L'abbiamo perduto. Tizi, tizi, guarda quello com'è curioso. Ma che può? Là, là. Ma quello là, là, il cacca non trova niente. Ah no, nella busta, là, là. Ti avrei, hai fatto tutto un brodo, il cacca, guarda. Gesù, Gesù, Gesù.